Gianni Colacione per Libre TV, 16 aprile 2014. Parliamo con Andrea Mauri, che conoscete, già il nostro pubblico lo conosce perché è già stato sui nostri schermi presentando dei libri. Parliamo appunto di un suo nuovo libro intitolato Giorgiana Masi e la primavera di piombo, cronache inedite degli incidenti del mese di maggio 1977 a Roma, edito da You Can Print. Ecco, parliamo di Giorgiana Masi, morta il 12 maggio 1977, mentre partecipava ad una manifestazione in cui si celebrava il terzo anniversario della vittoria referendaria sul divorzio. C'era una raccolta firme, stiamo parlando del centro di Roma, a Ponte Garibaldi, viene raggiunta da un proiettile. Per quella morte non è stato ufficialmente trovato un colpevole, ma molte polemiche scaturirono per la presenza soprattutto di polizia in borghese e armata, anche ripresa in istantanee, in fotografie dell'epoca. Ne parliamo con Andrea Mauri, che in questo libro, come in alcuni altri di cui abbiamo parlato su Libri TV, raccoglie e realizza un profilo di tutta la vicenda nella trattazione, estrapolandola, meglio, sintetizzandola, dopo aver elaborato la trattazione di quella vicenda che fu fatta dai vari dossier di polizia, resoconti, in qualche modo ufficiali senz'altro, che lui è riuscito a rimettere insieme, analizzare e a creare praticamente un profilo di come fu ufficialmente proposta quella vicenda. E Andrea è molto bravo in questo, si tratta di fonti peraltro anche oltre che ufficiali non facilmente reperibili, soprattutto qualche anno fa, adesso sono più accessibili, e ne parliamo con lui e ci indica un pochino come ha è riuscito ad accedere a queste fonti e magari appunto quali sono i momenti più salienti di questo libro appunto intitolato Giorgiana Masi e la primavera di piombo, cronache inedite degli incidenti del mese di maggio 1977 a Roma, edito da You Can Print. Andrea Mauri. Grazie Gianni, grazie a Libre TV per questa ennesima occasione per presentare questi miei lavori che si basano su ricerche archivistiche, ma poi appunto, come dicevi te, si cerco di contestualizzarle, no? Io mi occupo di storia politica del Novecento e quindi anche come militante radicale per me è diventato quasi inevitabile incrociare la vicenda di Giorgiana Masi del 77. Quello era un momento molto particolare perché parliamo del maggio 77, quando i radicali convocarono per il 12 maggio una manifestazione a Piazza Navona per raccogliere le firme su un pacchetto di referendum importanti sulla legge reale, sui codici militari, sull'aborto e altre tematiche appunto che riguardavano la vita civile e politica di quel periodo e anche per ricordare la vittoria sul referendum sul divorzio del 1974. La manifestazione però fu convocata in un contesto molto, molto particolare perché sono gli anni di piombo, gli anni in cui da un lato c'è la violenza dei gruppi autonomi non fuori dai movimenti dell'estrema sinistra che sempre più legati a azioni di tipo paraterroristico. E dall'altro c'era la reazione dello Stato, che è una reazione comunque violenta e fuori dal rispetto dei diritti costituzionali. Nell'ambito di questo, diciamo, questo due corni si collocava l'opposizione radicale, che era appunto un'opposizione diciamo laica, libertaria, e che col potere della firma voleva introdurre diciamo segmenti di democrazia, per cui fu convocata questa manifestazione in una situazione molto, molto di grande tensione. Roma in quel momento era sottoposta a un'ordinanza prefettizia
di divieto di manifestare per ben 40 giorni. A seguito dell'uccisione di un agente della polizia Passamonte alla fine di aprile, fu decretato da un comitato interministeriale a capo del quale c'era il ministro Cossiga questo divieto, ma un divieto che era previsto per ben 40 giorni, cioè un periodo inaccettabile per, in uno Stato democratico. Già c'era stato un divieto del genere a marzo per 15 giorni, la ritrazione di questo divieto comportava di fatto un colpo di Stato. È vero che in città, a Roma, ma anche a Bologna, Milano, Torino, c'erano grosse tensioni politiche di violenza, di ordine pubblico, ma tutte le volte che anche a marzo, quando ci fu il primo divieto, fu decretato appunto questo divieto, in realtà il divieto è servito solo per aumentare lo stato di tensione, e i documenti che io pubblico qui lo dimostrano pienamente, cioè alla luce di quello che è successo, quella cronaca puntuale che io riproduco nel libro, verifichiamo in modo palese che quel divieto è servito solo per alimentare la cosa. E tant'è che ci fu un dibattito forte all'interno del comitato interministeriale, e però alla fine fu approvato. Quindi questo stato, diciamo, di colpo di stato latente, viene convocata questa manifestazione non violenta, e cosa succede? Subito, poi pubblico anche una foto da questo punto di vista significativa, subito gli altoparlanti del palco vengono smontati, cioè subito sale la tensione, i parlamentari radicali, anche quelli di Democrazia Proletaria, eccetera, vengono subito malmenati, spinti, eccetera. Allora la manifestazione prende subito un altro carattere, cioè da comizio si elimina il comizio e si fa una manifestazione di tipo, diciamo, raccolta firme con la musica, anche per abbassare la tensione, no? Questo è un po' il metodo non violento. In realtà questo non sfugge di mano a tutti, e Roma viene invasa da lacrimogeni e da uno stato di polizia importante. Io ho trovato dei documenti che ricostruiscono tutta la vicenda, sono i documenti che i funzionari della polizia mandavano dai vari commissariati in giro per l'Italia al Ministero sui vari disordini che avvenivano in quel momento in Italia. Per cui nella seconda parte del volume, il volume si intitola Giorgiana Masi e la primavera di piombo, questo proprio per dare anche un po' il senso, si vede chiaramente come queste informative poi arrivavano al Ministero, e le informative sui fatti del 12 maggio sono informative del tutto false, e le pubblichiamo proprio perché? Perché c'era bisogno di arrivare a una situazione di tensione e di creare appunto le premesse per l'abolizione totale delle libertà costituzionali. Scusami se ti interrompo, no. Stiamo parlando proprio di un disegno in qualche modo mistificatorio nella ricostruzione dei fatti. Sì, questo è venuto già subito fuori, subito dopo il 12 maggio, cioè già dal giorno dopo. Ma aver ritrovato questi documenti è l'ennesima conferma, dopo 30 anni lo possiamo anche tranquillamente dire, ahimè. Tant'è che un episodio, quello che diciamo scatenante lo scontro, ora per ora, è raccontato in modo diametralmente opposto dalla polizia e rispetto a quello fatto in un dossier dei radicali, cronaca di una strage nel 79. Alla stessa ora, allo stesso luogo, interpretato in modo diverso. La polizia dice: sono stati i manifestanti a provocarci, quando invece da mezzogiorno loro avevano incominciato, la polizia, a smantellare appunto gli altoparlanti, a picchiare i deputati e a creare all'interno di Piazza Navona un cordone di poliziotti, cosa che non era mai stata fatta, ma sempre all'esterno. Questo, diciamo, a livello di sudamericano. Esatto. Il diario che è raccontato dai radicali, e poi con le prove fotografiche, dimostra invece esattamente il contrario. La polizia, ore 15:45, Piazza Navona ci carica immediatamente, e lì nascono i scontri. Ora cosa succede?
che gli scontri sono, dalle fotografie che furono pubblicate all'epoca, si vede che la polizia usò delle agenti in borghese non regolamentare, perché esiste un testo unico sul dell'ordine pubblico, delle leggi dell'ordine pubblico, che dicono che l'ordine che i, come si chiamano, i poliziotti possono usare, possono essere in borghese, ma devono essere assolutamente riconoscibili. Avevano le pistole, bene, e si è visto con i fotografi, furono tutti picchiati, ma quelle foto che furono fatte Tano D'Amico e altri giornalisti del Messaggero, fotografi del Messaggero eccetera, riuscirono comunque a fare le foto e dimostrare che c'erano delle squadrette di poliziotti in borghese che sparavano verso i manifestanti. Si crea quindi questo stato di tensione terribile. I manifestanti non erano solo non violenti dei radicali, ma erano anche di altre formazioni politiche, quindi loro, e questo è anche va detto, non c'era una reazione da parte di questi di tipo non violento, ma nemmeno di tipo violento. Quindi le uniche azioni furono il rilancio dei lacrimogeni e delle barricate fatte con delle macchine. A fronte di questo la polizia spara. Giorgiana Masi da Piazza Gioacchino Belli va verso Ponte Garibaldi, vede questa situazione, vede la situazione di una barriera su Ponte Garibaldi, la polizia che è dietro che spara, lei fugge, torna indietro, viene colpita alle spalle e muore. Lo stesso giorno viene ferito, vicino a lei viene ferita anche Elena Scione, ha una gamba, un ragazzo gli viene trafitto un jeans e quindi si salva, insomma. Ci furono anche altri feriti, viene ferito in modo molto strano un carabiniere, e questi sono i fatti del 12 maggio, che ebbero delle ripercussioni enormi ovviamente. Già il 14 maggio, luogo dell'omicidio, viene impedito a un collettivo femminista di poter mettere dei fiori nel punto in cui c'è stato l'omicidio. Nello stesso tempo a Bologna avvengono anche lì degli scontri molto forti. Il dato di fatto è che le reazioni della polizia sono sempre superiori rispetto a quelle dei manifestanti. Questo è un dato di fatto. In ogni caso è anche vero che Roma era attraversata da una violenza politica notevole, no? Questo piccolo episodio. Beh, diciamo che poi di lì a una manciata di mesi verrà rapito Moro, uccisi tutti gli agenti della scorta. Sì, insomma, poco dopo. Sì, 78. Però indubbiamente i fatti del 12 maggio, appunto. Ecco, questo è, secondo me, molto importante. Ho rintracciato dei documenti che mostrano come in quel periodo di raccolta firme ai radicali in giro per l'Italia veniva impedito di mettere dei tavoli per la raccolta firme, col solito discorso dell'ordine pubblico, tutela eccetera, quando invece quel tipo di reazione, appunto non violenta, la firma, il dialogo, un diritto costituzionale peraltro, quel tipo di reazione appunto doveva essere perlomeno salvaguardato. Quindi in questo clima si crea, diciamo, l'omicidio di Giorgiana Masi. Subito dopo, diciamo, si aprono i processi, io un pochino ricostruisco queste vicende, sono vicende particolarmente note, però ricostruisco tutta la questione, e c'è una sentenza del giudice D'Angelo per non procedere perché non si riesce a trovare l'omicida, anche se nelle varie sentenze si riconosce la presenza dei poliziotti in borghese, si riconosce la difficoltà, loro la chiamano, a riconoscere chi ha sparato veramente. Successivamente c'è stata anche una sentenza per calunnia nei confronti dell'avvocato di parte civile, Luca Boneschi, condannato in sede civile perché dichiarò che la procura e la magistratura volevano insabbiare tutto. Lui ha sempre dichiarato di non aver voluto, non aver fatto quel tipo di dichiarazione. Fatto sta che in sede civile fu condannato. Per fare passare al processo lui si dimise anche da deputato, che c'era l'immunità parlamentare, poteva benissimo. È deputato dove? Deputato dei radicali, mi pare che dove subentrava Crivellina, era un periodo in cui i radicali parlamentari erano 18, facevano la...
la rotazione, esatto, e lui rinunciò a questo. Gli anni 2000 sono caratterizzati da tutta una serie di dichiarazioni di Cossiga. Francesco Cossiga era ministro dell'interno all'epoca e lui ha detto: io so chi ha ucciso Giorgio Namasi, l'ha dichiarato in un'intervista ad Aldo Cazzullo e Corriere della Sera nel 2007, so chi ha ucciso Giorgio Namasi, lo sappiamo in 4-5, tra cui un deputato della Fondazione Comunista che mi ha sempre rotto le scatole su questa cosa qui. Fatto sta che Cossiga poi se n'è andato con tutti i suoi segreti, da un lato. Dall'altro lato c'è da dire comunque alla fine lui firmò anche la proposta di istituire una commissione d'inchiesta proposta dai senatori radicali, da Poretti, cosa fatta da un'iniziativa proposta in tutte le legislature in cui i radicali sono stati presenti, ovviamente non è mai stata attuata. Quindi ecco, la mia ricostruzione di quei fatti con documenti. Questa seconda parte del volume è particolarmente interessante perché sono appunto, anche se ci sono queste inesattezze, però anche dal clima di quello che avveniva a Roma, indubbiamente, cioè ora per ora, e quindi mi sembrava importante riproporlo. Perfetto, allora ricordiamo Andrea Mauri, Giorgiana Masi, La primavera di piombo, cronache inedite sugli incidenti del mese di maggio 1977 a Roma, edito con New Camprin. Grazie. Grazie a voi.